Ciao, mi nombro è Valeria Porcelli, sono italiana graduata in statistica. Desde Milán deseo transmitir mi pasión para que ustedes se apasionen. Aquí comienza el fascino de la matemática, la fascinante matemática. Hoy les voy a presentar a Arquita. Arquita di Taranto. Nato a Taranto nel 428 a.C., è un matematico, filosofo e politico greco. Fece parte della scuola pitagorica e visse una vita sobria, rispettando le inflessibili regole dei pitagorici. Sono giunte a noi notizie della sua abilità come uomo politico e vincente condottiero. Portò Taranto ad essere la più importante e ricca città della Magna Grecia, grazie a un progetto di sviluppo edile tramite la costruzione di monumenti e templi, e ha favorito il commercio stringendo relazioni con altre città. La fiorente economia è dovuta anche all'impegno di Arquita nel sostenere l'agricoltura, spiegando ai contadini come potenziare i raccolti. Varò le leggi sull'equa distribuzione del benessere, utilizzando i principi dell'equilibrio matematico. Studiò matematica con Eudosso di Cnido e si occupò anche di astronomia e musica. La multidisciplinarità di Arquita è da ricercare nella filosofia dei pitagorici, secondo cui la matematica e i numeri sono alla base della realtà di ogni cosa. Tutto è basato su una specifica relazione matematica. Aristotele, nel libro Metafisica, a proposito di Pitagorici, scrive: Credettero che i principi delle matematiche fossero i principi di tutti gli esseri. Ora, i principi delle matematiche sono i numeri. Pensarono quindi che gli elementi dei numeri fossero elementi di tutte le cose e che tutto quanto il cielo fosse armonia e numero. Si capisce di conseguenza che le idee di Arquita sono fondate sulla matematica. E in uno stralcio che è arrivato fino a noi, scrive: Per essere ben informato sulle cose che non si conoscono, o si devono imparare da altri, o bisogna scoprirle da sé. Ora, imparando, si deduce da qualcun altro, e cioè straniero. Mentre scoprendo da sé è proprio. Scoprire senza cercare è difficile e raro, ma con la ricerca è maneggevole e facile, sebbene chi non sa cercare non può trovare. Arquita è il primo a unire le quattro discipline della sfera matematica: aritmetica, geometria, astronomia e musica. Boezio nel Medioevo riprenderà questa sistemazione e avremo modo di parlare dei suoi sviluppi. Arquita è ritenuto inoltre il fondatore della meccanica scientifica. Sembrerebbe che sia stato lui ad inventare la vite, precedendo Archimede, anche se non abbiamo prove certe al riguardo. È probabile, inoltre, che costruì un oggetto di legno a forma di colomba, oggi appunto conosciuta come colomba di Arquita. All'interno era vuota e piena di aria compressa. Grazie ai contrappesi rimaneva in equilibrio e la valvola al suo interno permetteva lo sfiato dell'aria e quindi il volo. Fu il primo a spiegare la soluzione al problema della duplicazione del cubo utilizzando il movimento delle figure geometriche, anticipando i principi delle trasformazioni geometriche. In più, studiò la teoria delle medie e in particolare analizzò la media armonica e studiò la riflessione della luce sullo specchio. Ha condotto osservazioni e sperimentazioni sul rumore, concludendo che questo era prodotto dalle vibrazioni d'urto dei corpi nell'aria. Ipotizzò allora che i corpi celesti dovessero produrre rumore perché in continuo movimento, ma che esso non si percepisse dato il loro movimento continuo nel tempo. Scoprì
scoprì il motivo per cui c'è differenza tra suoni acuti e suoni gravi e che fosse in funzione della rapidità della vibrazione. È molto interessante perché, osservando i musicisti accordare i loro strumenti, riuscì a scrivere le scale musicali usate al suo tempo con rigore matematico. Purtroppo Archito morì in un naufragio, forse durante operazioni di guerra, visto che era uno stratego, nelle acque vicine all'attuale Mattinata sul Gargano. Ma il suo corpo purtroppo non fu mai ritrovato e non si hanno più notizie. Però ricordiamoci sempre, chi non sa cercare non può trovare. Quindi impariamo a cercare, grazie alla matematica. Muchas gracias. Nos encontramos en el próximo capítulo de la fascinante matemática. Hasta la próxima. Ciao.